Quante ore di nave mancano ancora? Guarda, secondo il vento, questa spinge il vento, non i motori, arriveremo per le 11:30, quindi mancano 8 ore circa. 8 ore ancora di viaggio? Okay. Va bene. È molto rilassante, è stupendo. Sì, sì, qui è fantastico, fantastico davvero. Al porto di Barcellona, eccoci qui. Bene, sono le 23:01 del 24 ottobre e stiamo andando a riprendere la macchina. Barcellona, sono le 23:30, siamo scesi adesso dalla nave e stiamo andando verso dove, Paolo? San Matteo. Provincia, dove siamo? In quale regione siamo? Nella Valenziana andiamo. Nella Valenziana, Valencia, 230 km. Quindi per che ora pensi di arrivare? Le 4. Verso le 4 arriveremo? Sì, andiamo piano, facciamo colazione al bar. La giornata di domani come si svolgerà? È un anno che sono stati fatti, e poi andiamo a prendere le cartucce, andiamo a Castillon, stiamo a pranzo. Allora ragazzi, è venerdì, siamo arrivati sul posto di caccia, sempre con Paolo, eccoci. Nella riserva di Masi. E sta preparando il capanno per domani, visto che comunque sia è passato un po' di tempo e c'è da rinfrescare il capanno. E niente ragazzi, i tordi continuano a passare, tordi, colombacci, frosoni, allodo, l'abbiamo visto di tutto. Davvero. Allora di tutto Paolo, stamattina. Eccoci, questo qui. È il capanno. Un capanno, una porta dietro al roccolo proprio, dove c'è il roccolo. E dobbiamo appena spuntarlo un pochino perché dallo scorso anno che devo prepararlo per il mio amico Paolo Greco. Intanto si continuano a vedere i tordi che non c'è stato un attimo di fermo, da quando si è fatto, no, già quando era notte quasi. Tagliare solo quello là in punta e il capanno pure questo è stato sistemato, Abbiamo risistemato tutti e tre i capanni, pronti per domani mattina. Questo è un roccolo abbandonato perché è stato vietato quest'anno. E vi faccio vedere le gabbiette che ci sono, forse lo riattiveranno. E noi abbiamo i capanni proprio davanti al roccolo, quindi sulla zona di entrata. Hanno lasciato questi ulivi tutti stretti, che formano una capanna, così che i richiami, come vedete adesso, fanno appunto, tutti questi richiami fanno arrivare i tordi da lontano e si ammucchiano tutti in questo piccolo boschetto. Guardate quante gabbie e gabbiette ci sono. Una volta qui era tutto chiuso il muro, i tordi restavano per terra, c'era la rete addosso per un altro metro,
è un'arte, questa è una zona di entrata, vedi? Vedi com'è? I tordi stavano qui per terra e loro li prendevano. E i tordi che facevano? Con le reti li prendevano? No, cascavano con la colla, il collante, ah. Arrivavano e rimanevano sporchi di colla e cascavano giù, quella colla naturale però, Il vischio sarebbe. Vischio, bravo, in italiano vischio. Prendiamo le licenze di caccia, guardate. L'armeria è bellissima. Questa è la licenza per tutto l'anno, viene circa 25 euro e cacci in tutta la regione. Non c'è tesserino venatorio, non c'è alcun problema di numero di capi. Adesso prendiamo tutte le notizie per il calendario venatorio, come funziona. Il calendario venatorio sta fisso in ogni armeria, nelle associazioni di caccia. Hoy el día que más, mañana y el domingo tienen que entrar en la luna anterior al 9, 10, 11 de octubre. Entraron todos. Ah, en primero, primero. Los primeros que sí, a la luna. Como en Italia, pues, quest'anno. En la luna. Luego, 0, 0, 7, 8 días, 0. No entraba ni adesso e oggi, Mariana, domani e domenica. Allora prendiamo il cartuccio. Voy a sábado ahora casi me está dentro. Ayer unos pocos y anteayer. Pero el sábado ya uno hasta las 10, 19, 20 tordos ya. Sano, claro. Hasta las 10 de la mañana. José y Lluvito, toda la comarca será como una guerra. Quindi questi giorni si sta sparando, speriamo bene domani. E oggi abbiamo visto parecchi tordi, quindi promette bene. E adesso l'armiere ci ha detto che sicuramente saranno dei giorni buoni per l'entrata dei tordi. Allora ragazzi, il giro degli acquisti prima della cacciata finisce con Tecladon. Grande capo, cucina benissimo e so mangiare in spagnolo. Grazie. Sono le 6.35 e stiamo per scendere a fare colazione. Oggi ci aspetta il primo giorno di caccia in Spagna. Hola, hola. Il pacchero. Ciao Ale. La fai? Sì. Io non ho visto l'ora della cascata, grazie Paolo.
No, è cascato pure quello davanti. L'affluenza dei cacciatori che ci sono intorno è tanta. Tanti cacciatori, sentite ancora le botte che sparano alle 9 di mattina, ma continueranno fino a mezzogiorno l'una, perché qui i tordi sono tantissimi. Sono davvero tanti e non si buttano, non si buttano, vi dicevo. Anche se dopo dovranno scendere a mangiare, dovranno salire a mangiare qui. Guarda, a te va, sopra! Bravo! Bel tiro di Paolo. Si parla di milioni, milioni, milioni di tordi. Vengono a gruppi di addirittura 15-20 elementi. Sono passati i frosoni. Prima, come vi diceva Paolo, sono passate le oche. Sono passati davvero tanti, tanti, tanti animali. Le allodole che qui sono protette, quindi non gli abbiamo sparato. Noi a persona siamo in terreno, in un coto di casa. Abbiamo anche una pernice e una lepre, ovviamente siamo a tordi, quindi non ci dedicheremo a questi selvatici, ma c'è una grande affluenza di animali, di selvatici, davvero importante qui in Spagna. C'è una vera e propria cultura, tradizione che viene tramandata da generazione in generazione, e qui non esistono i cacciatori della domenica come da noi in Italia, dove il cacciatore va per svago quando c'è tempo. Qui vengono curati i terreni, come vedete intorno gli oliveti sono tutti perfetti, condizioni veramente perfette, sia la terra sotto le olive che gli oliveti, perché mi dicevano che qui la raccolta delle olive avviene praticamente a terra, direttamente a terra, loro aspettano che cadano o comunque sia le raccolgono direttamente per terra, quindi il terreno deve essere perfetto, perfetto per la raccolta. Le rotte migratorie dei tordi bottacci che vanno in Italia non sono le stesse dei tordi che vanno in Spagna. L'area di nidificazione è pressoché simile, non è nemmeno la stessa, perché i nostri tordi vengono da un areale, mentre questi tordi vengono da un altro areale e non toccano proprio l'area italiana. Questi sono tordi che tracciano lungo l'ovest dell'Europa e arrivano fino in Spagna e continuano a scendere in Estremadura, che è la regione più... Porco Dio, che ho fatto! Scusate ragazzi. Niente ragazzi, praticamente i tordi si iniziano a abbassare, però sto notando che quelli che stiamo sparando noi vengono da monte, mentre invece quelli che vengono alti vengono da mare.